Prova pur avendo visto le mie opere,
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, salvi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per i debiti. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Did you?
dirà: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è in Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, dopo viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre e Spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano, Dio e Spirito. E quelli che lo adorano devono adorare in Spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato il Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà una cosa. E dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua manfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere l'uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un all'altro: qualcuno le ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mia vittoria? E io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già candeggiano per la mia vittoria. Chi niente riceve il salario verrà fuori il frutto della vita eterna, perché chi siede a giudizio insieme a chi niente. In questo fatto si dimostra dentro il proverbio: uno sente e l'altro niente. Io vi ho domandato un tanto a niente, ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credevano in lui per la parola della donna, che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase tanti giorni. Molti di più credettero per la sua parola e la donna diceva: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Questa terza domenica di Quaresima, il Vangelo di Giovanni ci fa riflettere su questo bellissimo incontro che avviene tra Gesù e una donna samaritana. Ecco, tra i giudei e i samaritani c'è una relazione negativa. Gesù è solo
arriva questa donna. Questa donna non ha un nome. Giovanni l'Evangelista vuole che in questa donna ognuno si possa vedere. È una donna che comunque che ha tante aspettative, ha tanti desideri, ha tanti sogni, ha forse desideri disordinati, e però è una donna ferita, una donna mortificata, è una donna che ha delle reazioni sbagliate, è una donna che cerca la vita, che cerca l'acqua, che cerca la felicità, ma questa felicità non l'ha mai trovata seriamente. Lei non si sente realizzata, non si sente piena, non si sente felice. Ecco che l'acqua rappresenta appunto la vita, l'acqua rappresenta la nostra esistenza, l'acqua rappresenta la nostra pienezza, l'acqua rappresenta il desiderio di essere felice. E questa donna arriva cercando, prendendo acqua, chiedendo acqua. E Gesù, quando la vede, gli dice proprio questo: donna, dammi da bere. Anche Gesù ha un desiderio, anche Dio ha un desiderio. Il desiderio di Gesù, il desiderio di Dio è che ogni uomo possa essere felice, che ogni uomo si possa sentire realizzato, pieno, di una vita piena. Noi non siamo chiamati a una vita mediocre, insoddisfatta, deludente. È vero, noi troviamo tante delusioni, tante mortificazioni, tanti no, tanti sogni distrutti, ma il Signore vuole che la nostra vita sia realizzata, sia piena. Dammi da bere. È come se Gesù dicesse a questa donna, dicesse ad ognuno di noi: dammi il tuo voto, dammi quello che tu desideri, dammi le tue insoddisfazioni, dammi le tue delusioni, dammi le tue amarezze, dammi la tua vita disordinata. Io oserei dire: dammi i tuoi peccati, dammi le tue fragilità, dammi i tuoi errori, dammi i tuoi sbagli, dammi le tue povertà, dammi le tue miserie, dammi le tue ferite. Ho bisogno che io entri nelle tue povertà, dammi da bere. E questa donna risponde a Gesù: Signore, ma tu non c'hai la brocca, come mi puoi, come posso darti da bere? E Gesù dice una cosa molto bella: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa chiederesti quest'acqua. Se tu conoscessi il dono di Dio. E credo che in questo momento, ecco, ognuno di noi sta riscoprendo il dono di Dio. Dio non è colui che ci toglie la vita, Dio è colui che la vita ce la dà. E noi molto spesso abbiamo bevuto a tanti pozzi per cercare la vita, la cerchiamo ancora. Adesso, stando in casa, stando chiusi, ci rendiamo conto che il potere non ci può donare la vita, che i soldi non ci possono donare la vita, che la bellezza non ci può dare sicurezza sulla vita, che il successo non ci può donare la vita, che il piacere non ci può donare la vita. E ci rendiamo conto più che mai che la vita è attaccata. Quindi il successo, il piacere, il potere e tante altre cose di cui il nostro cuore è attaccato non ci danno la vita. E noi stiamo riscoprendo appunto questo: l'unico che ci può donare la vita è solo Gesù. Se tu conoscessi il dono di Dio, perché Dio è il Dio dei regali, è Dio di colui che dona, che sa solo donare la vita. E mentre sembra che Dio ci stia chiedendo
mettere al centro della nostra vita il Signore, abbeverarci all'unico vero corso che è la misericordia e l'amore di Dio. In questi momenti ci stanno chiedendo di usare mascherine, guanti, di mantenere le distanze. Gesù però nei nostri confronti non mette né mascherine né guanti e non prende nemmeno le distanze, perché Gesù non ha paura di essere contagiato dai nostri peccati, dai nostri errori, dai nostri fallimenti, dalle nostre miserie. Gesù ci chiede appunto questo. Gesù ci abbraccia e abbracciando noi abbraccia le nostre sconfitte, abbraccia i nostri errori, ci chiede di aprire appunto quell'anima, quel cuore fatto di povertà e miseria. Gesù non ha paura di noi, Gesù non ha paura di essere contagiato dai nostri mali, dai nostri errori, anzi, Lui vuole che i nostri cuori siano purificati. Lui entra nella nostra vita proprio per donarci un'acqua nuova, un'acqua viva, il suo amore, la sua misericordia. Allora, in questa terza domenica di Paresi, facciamo in modo che il Signore ci dia quest'acqua viva, ci dia il suo Santo Spirito, che ci fa rigenerare la nostra vita, che ci fa rinascere dall'acqua e dallo Spirito, ci fa rivivere il sacramento del Battesimo. E chiediamo anche al Signore che la nostra vita possa essere anche un dono per gli altri, che la nostra vita possa essere anche testimonianza di amore, di speranza, di vincente. Amen. Ora rinnoviamo la nostra fede, recitiamo il credo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, crocifisso con Jesus secondo, discese ai tempi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di mio Padre e mio potente, di là venga a giudicare i vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Al Padre leviamo fiducia la nostra preghiera, perché tutti gli uomini credano in Gesù Cristo, venuto a donare la vita eterna. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Dio Signore. Per la Chiesa, perché per la grazia dello Spirito Santo, profondamente convertita, sia strumento di salvezza per tutti i popoli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i credenti in Cristo, perché lasciandosi condurre dalla grazia, scoprono quanto è dolce gustare la sua parola e possano viverla nelle vicende quotidiane. Preghiamo. Ascoltaci, per quanti vivono nella precarietà del lavoro e degli effetti, perché in Cristo trovino la roccia su cui fondare la loro speranza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i fidanzati che si preparano al matrimonio,
scoprono Cristo come sorgente della vita che rende salvi i loro progetti di vita coniugale. Preghiamo, ascoltaci, Signore, per noi, perché riscoprendo la nostra adozione figli ricevuta nel battesimo, possiamo adorare il Padre con la Spirito in verità. Preghiamo, ascoltaci, Signore. Dio fonte di ogni bene, dove ci senti la cattiva dello Spirito, che sconta per la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen.
Dopo la cena, lo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
l'unità di Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la nostra pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Signore Gesù, che per guardare la grazia, ma il suo sangue. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria.